Ben ritrovati e buon inizio settimana dalla redazione di Azzurra Sport. Quest'oggi menù ricco, cominciamo dalla presentazione ufficiale dell'edizione 2015 dell'Ultra Trail del Lago d'Orta. Sono più di 1000 gli iscritti alla sesta edizione, la seconda che con partenza ad Omegna, dell'Ultra Trail del Lago d'Orta. Numeri record impressionanti, insomma, per una manifestazione che cresce ogni anno di più e che chissà quando si fermerà e dove. Sì, senza dubbio. Diciamo che quest'anno siamo stati costretti, nostro malgrado, a fermarla perché erano ben oltre i 1000 se noi partecipanti. Però per motivi logistici abbiamo preferito chiudere 1000 persone. Il percorso? Ci sono diversi percorsi. Il percorso più lungo, dove anche la gara dove ci sono un maggior numero di partenti, perché sono quasi 400 in solo quella gara lì, è quella sui 90 chilometri. 90 chilometri, la partenza è alle 5 del mattino, 24 ore di tempo massimo, per cui c'è tempo fino alle 5 di domenica mattina per arrivare, per concludere. Il percorso, non sto qui a descriverlo, ma si snoda praticamente tutto sulla costa occidentale del Lago d'Orta. E per chi non fa i 90 chilometri? Ce n'è per tutti, c'è una gara di 58 chilometri, corta per modo di dire, diciamo, non è troppo corta anche quella, dove vengono tagliate solamente un paio di parti, ma anche la 30 chilometri dove Mazzoccone e il Monte Croce sono presenti è una bellissima gara. Per chi magari vuole solamente provare l'ebbrezza del trail c'è anche la 15 km o la Nordic Walking, per chi ama camminare con i bastoncini da Nordic Walking, gare che sono nel corso della giornata, le partenze sono nel corso della mattinata, per cui ce n'è per tutti. E per quanto riguarda invece l'organizzazione? Beh, diciamo che è un impegno notevole. L'organizzazione è della SD Trail Running, in collaborazione strettissima principalmente con il comune di Omegna, che è la sede logistica di partenza ed arrivo, ma anche tutti i comuni interessati. E i volontari lungo il percorso sono circa 300. Assessore, un evento importante per Omegna questo Ultra Trail del Lago d'Orta? L'Ultra Trail del Lago d'Orta è un evento importantissimo per tutto il Cusio, per tutto il lago, per tutte le nostre comuni che partecipano come partner a questo grande evento. Bisogna contare che l'Ultra Trail del Lago d'Orta, oltre ad essere una corsa, quella maggiore, 90 km sfiancante, è forse uno dei primi 3-4 ultra trail d'Italia, uno dei primi 10 ultra trail a livello europeo e mondiale. È una corsa che dà i punti di qualificazione pesanti per l'ultra trail del Monte Bianco, che è quello più riconosciuto come il più importante a livello mondiale, per cui noi siamo felicissimi di poter essere il paese ospitante di questa stupenda manifestazione. Filippo Lerede vince in Francia la Sesien Challenge International della Ville de Tonon de l'Eben. I cugini d'Oltralpe non sono riusciti a contenere lo sciabolatore verbanese, che ha conquistato la prima piazza mostrando un'eccellente forma e una scherma di qualità. Il compagno di spedizione Lorenzo Contella, dopo un'eccellente fase qualificatoria, si è fermato ai sedicesimi. In Italia a Erba si è svolta la prima prova nazionale Open, gara che include tiratori di livello assoluto dagli olimpionici fino alla prima categoria cadetti. All'esordio nella categoria 14enni Marco Groppetti, che ha superato la qualificazione ed è arrivato fino ai 32esimi, sconfitto dall'azzurrino Tricarico. Spettatore dell'assalto il CT della sciabola Giovanni Sirovic, mentre tra le donne in evidenza Eleonora Currò, che riesce nella qualificazione ma manca il tabellone principale per un soffio. Ed ora voltiamo pagina, siamo al volley. La Igor fallisce il primo obiettivo stagionale, la Supercoppa italiana infatti viene vinta dalla Pomì Casalmaggiore al tie break. Si apre con una sconfitta la stagione della Igor Volley, superata all'ultimo respiro dalle campionesse d'Italia di Casalmaggiore, al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza e valida per la Supercoppa italiana. Un'occasione sciupata dalle azzurre di Luciano Pedullà, che pur mettendo in mostra un gioco e un potenziale a tratti devastanti, soccombono all'avversario a causa dei troppi errori commessi nei momenti decisivi del match. Non bastano i 29 punti di Samantha Fabris, top scorer del match, a regalare alla Igor Volley il primo trofeo stagionale. Primo set dominato dalla squadra di Luciano Pedullà, che parte con il piede giusto e domina la scena. Subito 12-8, che diventa 22-15 con Chirichelle e Cruz.
Il parziale si chiude 25-17 con l'errore di Piccinini. Nel secondo set la storia sembra la stessa, con Novara che schizza 9-4. La Pomì però reagisce ed impatta quota 10, poi mette la freccia con Kozuk e Gibermeier. A regalare l'1-1 a Casalmaggiore è Tirozzi, 25-22 per le Lombarde e parità ristabilita nel computo set. Il terzo set è quello più equilibrato, si procede punto a punto con le due squadre che se le suonano di santa ragione. Un errore arbitrale ed un muro di Gibermeier spianano la strada alla Pomì, che vince 25-23. Sotto nel punteggio, Novara reagisce nel migliore dei modi, scavando subito il solco nel quarto set. Le campionesse d'Italia ci provano dopo essere state sotto 18-13, ricucendo fino al 20-23, prima dei due punti finali firmati Bosetti e Fabris. Il quinto set è davvero bello e palpitante, altro punto a punto. La Igor fallisce un match ball prima dello show di Piccinini. Errore in battuta, poi muro out e diagonale vincente per il 17-15 che chiude la partita. La sezione tiro a segno Domodossola, come più di 100 sezioni in tutta Italia, ha aderito all'iniziativa promossa dall'Unione Italiana Tiro a Segno denominata Porte Aperte 2015. L'evento si è svolto domenica e ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi, dei loro genitori e di tutto coloro che hanno voluto conoscere lo sport del tiro a segno provando la specialità ad aria compressa. La sezione ha messo a disposizione di tutti i partecipanti le armi bersagliate, un'assistenza da parte degli istruttori e degli agonisti del poligono di Domodossola che si sono impegnati per far muovere i primi passi di avvicinamento a questo sport. Ed ora siamo al basket, netta sconfitta per la Mami Oleggio al Palanovarello contro Monsumanno. È una Mami in evidente difficoltà, quella che ha cominciato il campionato di Serie B. Sabato al Palanovarello è arrivata infatti la terza sconfitta consecutiva in questo avvio di stagione. Gli Sharks hanno pagato dazio nettamente 87-60 contro Monsumano, che dal canto suo torna in Toscana con i primi due punti della stagione. Una partita che è durata solamente il primo quarto, chiuso dagli ospiti avanti 26-20. Poi la resa degli oleggesi, 49-33 a metà partita, addirittura 48-68 al trentesimo, fino al più 27 di fine gara. Impietose le percentuali al tiro della Mami, 22 su 59 complessivo, 5 su 22 da 3. Solo Paesano ha avuto percentuali positive con 15 punti e 7 su 10 al tiro con 5 rimbalzi. Discreto Fresca, autore di 10 punti con 4 su 7 e 2 assist. Male, malissimo sia Claudio Sacco, sia Federico Ferrari, sia Coviello, che hanno spadellato con percentuali inferiori al 30% dal campo. Per gli ospiti invece il duo Sgobba-Giarelli ha menato le danze, 52 punti rispettivamente il 61 ed il 62% dal campo. In doppia cifra anche Tomei e Maggiotto con 16 ed 11 punti. Per la Mami serve un'inversione di tendenza, serve una riflessione. Con questo modo di giocare diventa dura centrare la salvezza. La prossima partita, il derby di Trecate, sarà già un punto cruciale della stagione dei biancorossi. Serve un'inversione di tendenza, servono soprattutto i due punti. E prima di scoprire gli ospiti di Dilettanti per Dire, una notizia di calcio: si chiude domani la nona giornata del campionato di eccellenza con il posticipo Baveno-Santià che si giocherà al Galli. In caso di vittoria la squadra di Pissardo salirebbe a quota 10 in classifica, mentre il Santià con i 3 punti piomberebbe in zona playoff. Ed ora scopriamo gli ospiti e i contenuti di Dilettanti per Dire. Come tutti i lunedì, l'appuntamento con Dilettanti per Dire, puntata molto ricca. Nella seconda parte avremo il tecnico della prima della classe in promozione, vale a dire Sergio Galeazzi, insieme a noi il giornalista collega Piero Pratesi, mentre nella prima insieme a noi i nostri studi Pier Giuseppe Fornara. Ciao Pino. Ciao Daniele, buonasera a tutti. E Filippo Zigliani, che si gode con il suo Borgaro la vetta della classifica di eccellenza. Ciao Filippo. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Questo Borgaro vuole arrivare fino alla fine, vuole provare a vincere il campionato di eccellenza?
Ma adesso è troppo presto per dirlo, di sicuro noi cerchiamo di vincere tutte le partite, fare bene e poi penseremo a quelli che saranno gli obiettivi più avanti. L'avversaria o le avversarie che temi di più? Di sicuro la Juventus Domo, il Borgo Manero, la Virtus Verbania, l'Orizzonti, ce ne sono tante che sono delle ottime squadre. Pino, hai visto il derby Gozzano-Bellinzago di sabato, risultato giusto? Ma sai, il risultato è determinato da episodi favorevoli o sfavorevoli. È stata una buona partita, una partita interessante, una partita giocata bene da entrambe le squadre. Si sono affrontate a viso aperto, poi ha vinto il Gozzano perché sicuramente è stato più cinico in certe occasioni. Può puntare ai playoff il Gozzano e a qualcosa in più, e può puntare al playoff lo Sporting? Ma guarda, nel calcio mai dire mai, sono due ottime squadre con ottimi giocatori, quindi non mi meraviglierei se queste squadre in primavera sono là nelle primissime posizioni. Perfetto, di questo e molto altro parleremo qui a Dilettanti per Dire. Con questo servizio è tutto, Azzurra Sport torna domani alle 18.30, ma è sempre disponibile al sito www.tuttonotizie.info. Grazie della vostra attenzione e buon proseguimento di serata.